Possiamo dire che la nostra è sicuramente un'epoca che tra le tante caratteristiche è anche quella di dissolvere ogni spiritualità e ogni religione. Del resto la parola religione deriva dal latino religio, religat, ciò che tiene insieme. Una società di atomi senza connessione è una società senza religione per definizione, è una società tenuta insieme solo dallo scambio mercantile, che per definizione è effimero, si esaurisce nell'atto stesso in cui avviene, non ha conseguenze. La spiritualità stessa, come apertura rispetto a qualcosa di altro, rispetto alla semplice materia, all'utile, alla presenza calcolabile, è per sua natura qualcosa di resistente rispetto alla civiltà merciforme di cui siamo abitatori. Il materialismo è essenzialmente la forma in cui si esprime questa civiltà, la riduzione dello spazio alla semplice materialità delle cose calcolabili e quantificabili. Esprime molto, molto bene, credo, questa despiritualizzazione a cui si faceva poc'anzi riferimento. Tutto deve essere calcolabile, quindi tutto deve essere quantità misurabile, valorizzabile, scambiabile, non c'è spazio per lo spirito, per la religione, per la trascendenza, per l'eterno. Le società precapitalistiche, molto diverse fra loro, intendiamoci, avevano una più o meno netta separazione fra il sacro e il profano. Il sacro e il profano sono due ordini differenti sia sul piano della temporalità sia sul piano della spazialità. Lo spazio del sacro è strutturalmente altro rispetto a quello del profano, proprio come il tempo del sacro è diverso rispetto al tempo del profano, no? Lo spazio del sacro è uno spazio gerarchizzato, alto-basso, è lo spazio in cui si dà una indisponibilità delle cose all'utilizzo materiale, no? Perché Gesù nei testi sacri si adombra, uno dei pochi episodi in cui lo troviamo adombrato con i mercanti del tempio, che sono mercanti e cambiavalute, tra l'altro. Perché si adombra? Perché stanno svolgendo delle attività non consone nello spazio del sacro. Lo spazio del sacro è uno spazio in cui prevalgono altre logiche. In tutte le religioni, è stato mostrato dall'antropologia, il divino è sempre abbinato all'alto, l'altissimo, il supremo, come a sottolineare una spazialità gerarchica su due piani. Il mondo della merce è un mondo materialistico in cui c'è solo un piano, quello uniforme della materia, liscia, spazializzata come semplice circolazione delle merci, senza interdizioni, senza trascendenza, senza differenza tra alto e basso, tutto deve semplicemente scorrere ed essere accessibile. Il poeta Ezra Pound scrisse nei suoi Cantos che il tempio è sacro perché non è in vendita. Nella civiltà della merce tutto deve essere in vendita, quindi non deve esserci un sacro, uno spirituale. Tutto deve essere materia calcolabile, quantificabile e anche sul piano temporale. Il tempo del sacro è un tempo ricorsivo, è il tempo in cui con gli eventi del sacro si torna a rivivere un'esperienza. Pensate nella tradizione cristiana, la Pasqua o il Natale, un evento che ogni volta ripresentifica quell'occorrenza. Nel tempo invece profano del capitale c'è solo la crescita lineare, il progresso, no? Non per caso, la corsa unidirezionale dal passato al futuro, dove il passato è per definizione meno buono rispetto al futuro, che invece è per definizione meglio rispetto a tutto ciò che c'è o c'è stato. E quindi è chiaro che c'è una dimensione, a mio giudizio, di incompatibilità fra la spiritualità e l'odierno fanatismo economico della civiltà della tecnica, tra la religione, il sacro da una parte e il mondo della tecnica, dei profitti e dei mercati. Per il fatto che essenzialmente il mondo della tecnica, il mondo del potere neoliberale, il mondo del capitale, non solo non sa cosa farsene della religione e del sacro, ma deve anzi metterli in congedo come ostacoli rispetto alla sua logica. Intendiamoci, in passato il potere, ogni potere ha provato a utilizzare la religione, la spiritualità, il sacro per Strano, giustificare se oggi stesso. all'opposto, No? incredibile. Non c'è stata epoca in cui ciò non sia accaduto. E quindi molti pensatori di varie estrazioni, penso a
tanti filosofi anche che hanno abitato il canone occidentale hanno ritenuto che la religione fosse un elemento di legittimazione del potere, come in parte anche stato. Oggi siamo in un contesto diverso, direi radicalmente, a tutte le epoche del passato, perché il potere non solo non si fonda più sulla religione e sullo spazio del Non sempre. sacro e della trascendenza, ma si fonda sempre più palesemente sulla messa in congedo dello spazio del sacro, della religione e della trascendenza. Questa è una novità caratterizzante che, devo dire, l'autore che a mio giudizio meglio colse fu Pasolini negli anni 60 e 70. Pasolini era tormentato, direi, dalla sparizione del sacro, oltre che delle lucciole, come sapete, no? Del sacro. La nostra è un'epoca di dissacrazione, non solo di profanazione, ma anche di dissacrazione. Non solo, voi sapete che profano è ciò che letteralmente viene messo davanti al tempio, profano. Il tempio ha un suo spazio e profanare significa tirare fuori dal tempio ciò che dovrebbe stare al suo interno e metterlo fuori. Ecco, la nostra è un'epoca che non solo profana, mette fuori dal tempio, no? Voi avete Fanum qua vicino, Fano, ma oltre a fare questo, dissacra ciò che viene messo fuori, no? Dissacra, non dico nulla di nuovo, è un dato sociologico vedere come le performance degli artisti più in voga oggi sia per lo più caratterizzata dalla dissacrazione del sacro, no? C'è un artista nostrano, italiano, mi pare si chiami Achille Lauria, ecco, che ogni anno fa delle performance in cui dissacra il sacro, no? Il gesto più conformista in realtà rispetto a quello che stiamo dicendo, perché in realtà conferma un potere che non ha più bisogno del sacro e non sa più cosa farsene. E quindi è profondamente vero quello che è stato detto, cioè che c'è una componente di resistenza nel sacro, nella spiritualità, nella trascendenza rispetto a questi processi. Già solo in ragione del fatto che il mondo della tecnica contemporaneo ha dichiarato guerra alla religione, al sacro e alla trascendenza. Vedete, bisognerebbe ripensare quella categoria molto in auge di guerra di religione, no? Secondo l'ordine del discorso, c'è una religione superstiziosa, fanatica, in primis quella islamica, ma anche quella cristiana, tutto sommato, è anch'essa una religione fanatica perché parla ancora di Dio, che ha dichiarato guerra invece a un mondo pacificato di relazioni puramente commerciali, pacifiche, buone tra gli uomini, e quindi in fondo il non detto, ma fino a un certo punto, è che un mondo perfetto è quello in cui non c'è più la religione, non c'è più la trascendenza e non c'è più il sacro. Forse dovremmo cominciare a provare a invertire la prospettiva, ma non sarà che in realtà è una guerra alla religione, non sarà che è la civiltà della tecnica che ha dichiarato guerra alla religione e la sta, come dire, mettendo a ferro e fuoco, letteralmente a ferro e fuoco, considerate anche solo a livello numerico, quante chiese sono andate in fiamme in Francia in questi ultimi anni, no? È curioso questo aspetto, anche interessante, devo dire, sul piano di quello che stiamo dicendo, no? È il sacro che brucia nella civiltà della tecnica. E questo è un tema importante, l'elemento del sacro come forza in grado di resistere a tutto questo. Mi limito a dare due definizioni del sacro che ci aiutano a capire questa inimicizia fra la civiltà della tecnica e la spiritualità. La prima, l'ho già detta, in realtà è quella di Ezra Pound: il tempio è sacro perché non è in vendita, cioè, piena incompatibilità. Un mondo in cui tutto deve essere in vendita è un mondo in cui nulla deve essere sacro. L'altra definizione la traggo invece da Goethe, nel suo testo Le quattro stagioni. Goethe dice testualmente che il sacro è ciò che vivifica una comunità. Il sacro è ciò che rende una comunità coesa, perché si riconosce nella propria sacralità. Una società, la chiamo società volutamente, che non è più una comunità, la società è un aggregato di atomi che si relazionano solo in vista del tornaconto dell'individuo. La società di Adamo Smith, il primo grande teorico del capitalismo moderno, la società in cui c'è il birraio, il fornaio, il macellaio e
Ciascuno mira solo al proprio interesse, si rapporta all'altro solo per il proprio interesse. Ecco, una società di questo tipo non ha bisogno del sacro. Anzi, lo trova un ostacolo rispetto a transazioni puramente economiche. Quindi è chiaro che c'è una forma di resistenza nel sacro che vediamo, che possiamo vedere, che Pasolini aveva colto quando diceva che la resistenza alla civiltà dei consumi doveva essere anche di tipo religioso, non solo, ma anche di tipo religioso. Per Pasolini la religione non era tanto o soprattutto un'istituzione, ma era questa ricerca del sacro, questa ricerca di qualcosa di più alto rispetto alla forma merce e a tutte le sue funzioni. Per questo, in effetti, stiamo assistendo a una desacralizzazione integrale. Abbiamo visto anche negli ultimi anni rapidamente e rovinosamente l'istituzione che nella nostra Europa aveva più rappresentato l'agenzia del sacro, desacralizzare se stessa. Cosa sta succedendo a San Pietro dal 2013 ad oggi, se non questo processo di evaporazione del sacro? Cioè, l'ateismo si è impadronito di San Pietro. Questa è la novità che appuriamo dal 2013, cioè il discorso di senso della Chiesa di Roma, che era un discorso che in qualche modo era altro rispetto a quello del Mundus, dal 2013 in poi tende a essere del tutto sovrapponibile rispetto a quello del Mundus. Oggi un buon cristiano e un buon consumatore sono del tutto indistinguibili l'uno rispetto all'altro. Se voi sentite i discorsi del Sommo Pontefice, sono discorsi del tutto indistinguibili da quelli di un leader liberal progressista, da una guardia forestale o talvolta da un operatore di ONG, con tutto ciò che di buono possano dire queste figure. Non è questo il punto. Il punto è che si è perso lo spazio di sacertà e di spiritualità che dovrebbe competere a un'agenzia di senso che oggi invece è diventata uno dei tanti megafoni della civiltà a forma di merce. Io parlo a questo riguardo di un pensiero unico che, oltre a essere politicamente corretto, è diventato anche teologicamente corretto. Perché in effetti il discorso di senso della civiltà cristiana oggi, così come si è istituzionalizzata, è un discorso del tutto sovrapponibile a quello del mondo. Ma se il cristianesimo rincorre il mondo per piacere al mondo, allora si scioglie nel mondo, perde se stesso, no? E per questo oggi siamo in una situazione, adesso non voglio entrare in un tema che ci porterebbe molto lontano, ma siamo in una situazione a tratti scismatica nella Chiesa di Roma, no? Abbiamo una Chiesa dominante con il nuovo pontefice che è del tutto propaggine della civiltà dei consumi, di fatto, e poi abbiamo una chiesa minoritaria, catacombale, semiclandestina di Ratzinger, che è una chiesa invece di resistenza che prova a tenere vive le ceneri della trascendenza, della spiritualità e non si concilia con la prima. Questa è una situazione che non possiamo trascurare, cristiani o non cristiani che sì, che siamo, intendiamo, c'è una questione di spiritualità, appunto, di sacertà, come si diceva.